Bene, carissimi fratelli e sorelle, in questa quinta ed ultima domenica di Quaresima, perché ci avviamo la prossima domenica, la Domenica delle Palme, per apprendere la passione di Gesù. Ci prepariamo alla passione di Gesù, non perché è bello farlo ogni anno, perché Gesù è il capo, quindi lui ha vissuto la passione e la sofferenza per un motivo ben preciso, per salvarci. Come un uomo che vede un bambino che sta cadendo nel burrone, però cosa fa? Lo guarda cadere oppure mette il braccio, anche se solo rompe tra le spine, solo graffia, prende questo bambino per evitargli la morte. Ecco, Gesù non è che ha sofferto perché gli piaceva soffrire, o al Padre suo, al Padre nostro, piaceva che il figlio soffrisse, ma per l'incomprensione di tanti Gesù vive la passione per parlarci e dirci come fare a salvarci sia dalla caduta in questo burrone eterno che sarebbe l'inferno, di cui oggi ormai è di moda che non se ne parla più, ma purtroppo la scrittura ci dice che c'è, o anche per salvarci dalla sofferenza prolungata del purgatorio, o anche di evitare tante sofferenze inutili in questa vita. Quindi ci prepariamo a questo e le letture ci aiutano ogni domenica. Come domenica scorsa si parlava della liberazione, ecco, del popolo di Israele dall'esilio di Babilonia, oggi si parla della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Sembra un po' il contrario, no? Però si evocano delle parti storiche del popolo di Israele per dirci che anche noi siamo il suo popolo e anche noi abbiamo qualcosa da farci liberare. Allora il Signore ci dice che ci è preparata un, qua lo profetizza, adesso si è realizzato, ci è preparata una nuova alleanza. Questa nuova alleanza è per il perdono dei peccati. Su questa parola mi soffermerei un attimo, alleanza, perché tante volte noi vediamo in televisione, no? Le alleanze politiche, la destra con la sinistra, il centrodestra, moderati, alla fine c'è la tentazione di gareggiare per governare, avere il potere, ma un potere che passa. Se noi ci alleiamo non con il Presidente del Consiglio, non con il Presidente della Repubblica, non con il Presidente degli Stati Uniti, non con gli uomini più potenti della Terra, ma con il più potente di tutti i tempi, che è Dio. E questa alleanza nuova viene fatta nell'Eucarestia. Allora, quando noi vediamo gente che non vuole venire in chiesa per conoscere la verità della vita, oltre la morte che gli aspetta, diciamogli: già questa vita, se la vuoi vivere bene, vivela alleandoti col più potente. Non cercare alleanze che passano, gente che ti tradisce, gente che ti imbroglia, gente che ti aiuta, ma è sempre una cosa limitata. Nessuno ti può far uscire dalla cassa da morto, nessuno, solo il più potente di tutti, che è il Padre, che ci ha mandato il suo Figlio, che nello Spirito Santo ci mette questo desiderio. E quando non vogliamo capire con le buone, allora il Signore dice: beh, non vuoi capire, allora vuoi toccare quella cosa che io ti dico di non toccare, cioè il peccato, cioè la disobbedienza, cioè come un padre dice al figlio: non toccare quel filo della corrente, il figlio insiste che deve toccarlo, alla fine il padre dice: fa come vuoi. Quando lo tocca gli vengono i capelli quasi a spazzola, no? Soffre, trema. Io la prima volta che ho preso la scossa elettrica ero piccolino, pensavo di morire, dico: mamma, mamma, ho preso la corrente, guarda, tremo tutto. Ma non sono morto, era una piccola scossa. Però per dire che quando noi disobbediamo non è Dio che ci dà gli schiaffoni, ma siamo noi che ce le facciamo dare dalla nostra distrazione, dalla nostra, ecco, sciocchezza. Ecco, allora il Signore ci parla, ecco, di questa alleanza. Con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova, quindi con tutto il popolo di Israele, con il resto di Israele che era Giuda, con Israele, con tutto, vuol dire con tutte le persone che vorranno seguire Yahweh, il Signore, che poi si rivela in Gesù. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, come tutti noi, perché se ci confessiamo almeno una volta al mese o una volta alla settimana, come dicono i santi, vuol dire che abbiamo tradito, ma non proprio tradito, rinnegato, sbagliato, abbiamo mancato a questa alleanza. Allora, questa nuova alleanza, dice,
alleanza dove io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Quindi in questa alleanza che noi facciamo nell'Eucaristia, noi abbiamo la possibilità grandiosa di essere sempre perdonati quando veramente ci pentiamo. Ogni volta che ci confessiamo dobbiamo nel nostro cuore promettere di non farlo più. Ma poi lo faccio un'altra volta. Dato tu non lo fare e prometti di non farlo, con la grazia di Dio. Poi se ci capiti, il Signore ti perdona sempre se ti penti. Come diceva Papa Francesco a qualcuno che gli diceva: ma padre, ma io che mi confesso a fare, poi sbaglio sempre. E tu sempre ti confessi, ma sbagli ancora, e un'altra volta ti confessi, ma poi capita, e un'altra volta ti confessi, fino a quando ti stanchi di peccare, fino a quando capisci che il treno appena esce fuori, che bello, sei libero, fai quello che vuoi, esce dai binari della parola di Dio e dal magistero. E cosa fa il treno appena esce? Libero, un secondo e annaspa, non va da nessuna parte, non andiamo da nessuna parte se non ci rifacciamo mettere con la gru della grazia di Dio, della confessione, nei binari della parola e dell'insegnamento della Chiesa, dei santi, del magistero. Lì il nostro treno, il treno della nostra vita, tavola dopo tavola, meditazione dopo meditazione, arriviamo alla festa senza fine, arriviamo alla resurrezione, arriviamo alla eudaimonia eterna, alla felicità eterna. Però è importante allearci con numero uno. Chi non si allea con lui già vive male in questa vita e poi allunga la strada per andare in paradiso. Perché se parliamo di persone altruiste, il Signore non manda nessun altruista, ateo che sia, di un'altra religione che sia, di qualsiasi confessione che sia, se è altruista. Ci garantisce il Vangelo di San Matteo, il capitolo 25, dal versetto 31 a 40, che nessuno va all'inferno se uno è altruista. Se uno è egoista tutta la vita, ci garantisce la Scrittura che va giù nella sofferenza eterna. Allora, noi, per evitare che dopo questa vita, che già, io mi ricordo quando avevo 3 anni, mi dicevano con mio papà che mi prendeva per mano: quanti anni c'hai? E io mi ricordo questa scena, così, 3 anni. O adesso ce ne ho 53, devo fare 54. Sono passati 50 anni, volati. È passata questa vita, cioè un altro 50 possono arrivare, ma proprio non lo so. Però vola, questo tempo vola. Allora nel Vangelo di oggi leggeremo che Gesù dice: non alla fine sarà il giudizio, non quando moriamo sarà il giudizio, dice ora è il giudizio. Le azioni presenti della nostra vita sono il riflesso di quello noi che saremo per l'eternità. Questa mano che vi faccio vedere, la mia mano, è come la piccola nostra vita. Qua comincia e da qualche parte finisce. L'eternità non finisce mai. Allora noi dobbiamo camminare secondo quello che ci insegna la Scrittura. E oggi, a proposito di questa alleanza che è accompagnata da una misericordia infinita di Dio, se noi ci mettiamo un po' di buona volontà, la grazia ce la mette il Signore, ci lava Lui col suo sangue. Allora noi, come dice oggi il Salmo 50, che per chi fa le lodi si recita ogni venerdì mattina: pietà di me Signore, conto di te ho peccato, quello che male ai tuoi occhi l'ho fatto, eccetera. Allora se noi camminiamo con questa alleanza, come dice il Salmo oggi, facciamo la preghiera per il perdono: crea in me, oh Dio, un cuore puro. Questa è la preghiera: crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Questa è la preghiera. Però poi c'è anche la promessa: insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Cioè devo fare un proposito, quando io mi confesso devo fare un proposito. Propongo col tuo santo aiuto, diciamo nell'atto di dolore, di non farlo più. Quindi propongo io non solo di non farlo più, ma purificami gli occhi, il cuore, la mente, tutto, perché io possa aiutare gli altri a capire quanto è bello stare in grazia di Dio. Ogni volta che io mi confesso mi sento come quando mi faccio la doccia, di più, molto di più, pulito, bello, libero. Sì, mi ha perdonato, posso andare avanti, posso ricominciare, oggi è un altro giorno per farci santi. Per farci santi, addirittura dice Gesù, siate perfetti, sarete perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. Non solo santi, ma perfetti. La lettera agli Ebrei ci dice, ecco, che Gesù ha pianto, ha gridato per giungere a questa perfezione. Non che Gesù non era perfetto, perché i concili, i primi concili della Chiesa dicono che Gesù è perfetto uomo e perfetto Dio.
Quindi se qualcuno dice che Gesù è imperfetto, è eretico, o dice un'eresia, un errore che può diventare eresia. Dice, ma allora com'è? Qua dice è stato reso perfetto e divenne causa di salvezza. Dice, ma era perfetto o non era perfetto Gesù? La parola perfetto, la traduzione in greco, teleos, che significa anche realizzato. Quindi egli è stato realizzato, Gesù ha realizzato la volontà di Dio in sé, come capo, per essere modello per noi, perché anche noi la possiamo realizzare. Anche lui ha avuto dolore, anche lui ha pianto, anche lui è stato tradito, anche lui non è stato compreso, anche lui ha sofferto. Per dirci, non te lamentare, perché io ho sofferto prima di te, io ti capisco, però cerca di capire il premio. Io sono risorto dalla morte. Nel film De Passione, quando è uscito, vi ricordate che era così crudo, però alla fine c'è una scena troppo bella, intuitiva del regista. Alla fine Gesù si alza dalla tomba fisicamente, mi raccomando, perché ora faremo il credo, quello apostolico, dove alla fine diciamo credo nella risurrezione della sarx, della carne, noi risorgeremo con la carne. Allora Gesù si alza nel film, nel Vangelo non c'è questo gesto, però si capisce l'intuizione del regista, Gesù si alza dalla tomba vivo dopo la morte e fa così, questo gesto, ce l'ho fatta. Ecco, allora anche noi un giorno speriamo di poter vivere, ecco, sopportare la passione che Gesù ha sopportato come corpo mistico di Cristo, in riferimento al Cristo totale. Cristo è il capo, dice Agostino, e tutto il magistero della Chiesa, e noi siamo il corpo. Gesù ha compiuto la passione, ora dobbiamo compierla anche noi, perché lui è in paradiso, il suo corpo che siamo noi sulla terra, dobbiamo ancora compiere questa passione, l'accettazione di quando qualcuno ci schiaffeggia fisicamente o spiritualmente o moralmente su internet. E noi dobbiamo, ecco, accettare tutto con gioia. Gesù, domenica scorsa si parlava, ecco, del serpente innalzato, che era figura di Gesù, che deve essere, poi lui stesso lo spiega, deve essere inchiodato. Questo serpente che è in noi, queste tentazioni, che ci fa? Non ti preoccupare. Ecco, questa concupiscenza deve essere cercata di inchiodare nelle due tavole della legge, la tavola dell'Antico Testamento e la tavola del Nuovo Testamento. Se noi inchiodiamo questo serpente, chi vedrà noi vedrà Gesù in croce e potrà avere la vita eterna. Però per fare questo Gesù dice chiaramente: se chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Io vedo tante gente che incomincia comunità, che incomincia tante cose, incomincia tutte novità, e poi il frutto non c'è. Tutti chiacchiere, tutte parole e niente fatto. Si dice in Sicilia: i chiacchiere sono belle, ma il maccarone in cena la panza, no? I chiacchiere sono belle, le chiacchiere, ma la pasta è quella che riempie la pancia, i carboidrati che ti danno forza. Se tu lavori e non vedi frutti, tanti dicono: ma poi sì, ma noi anche se seminiamo non vi preoccupate, poi i frutti li vedrà qualcun altro. Relativamente, perché dai frutti tu capisci se hai lavorato, tu capisci se l'albero è buono, gli altri vedono se l'albero è buono. Allora cerchiamo di capire noi oggi quante persone abbiamo portato in chiesa, quante persone abbiamo aiutato a trovare la pace in Gesù, quante persone gli abbiamo fatto scoprire la bellezza di venire in chiesa, quante persone abbiamo convinto, vinto con intelligenza a confessarsi, a salvarsi dai peccati già subito, a essere pulito dentro, trasparente, a non dire bugie. Quando abbiamo lavorato? Quando siamo stati antipatici, come Gesù si è reso antipatico ai farisei? Allora Gesù dice oggi nel Vangelo a chi voleva vedere Gesù, Gesù non gli dice: eccomi, sono io, sono qua. Gli dice subito: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Non vede niente, non vede né Gesù, non vede né frutti. E poi ci dice: attenzione, perché ora è il giudizio. Le azioni che facciamo adesso sono quelli che determineranno il nostro destino eterno di beatitudine, di allungamento della strada per andare in paradiso o di dannazione eterna. Perché Gesù è morto in croce, perché non parlava solo di paradiso, ma parlava anche di guai, parlava anche di sofferenza eterna. Se noi siamo qua, è chiaro che il Signore non vuole mandare nessuno da quelle parti, però ci aiuta, ecco, a venire nell'autobus, o meglio nella navicella spaziale che è la Chiesa, per comprendere come volare e andare
nella felicità eterna e nella risurrezione del corpo. Quindi mi raccomando, questa cosa è importante che la dimentichiamo spesso. Io parlo 50.000 volte con le persone, quando gli parlo della risurrezione del corpo, persone che vengono tutti i giorni in chiesa e mi guardano come un astronauta, no? Come uno che viene. Noi crediamo alla risurrezione del corpo. Noi abbiamo vinto se perseveriamo, se ci sforziamo di fare i bravi, la vecchiaia, i difetti fisici, le visite all'ospedale, abbiamo tutto, e fra poco finirà, quando sarà fra 50 anni. Con l'anima andremo in paradiso se ci siamo sforzati di fare la volontà di Dio, e alla fine dei tempi risorgeremo. Paolo VI ci dice che i nostri corpi usciranno dai cimiteri. San Giovanni Paolo II dice della risurrezione del corpo. Sant'Agostino parla che chi non avrà un occhio lo riavrà, chi non avrà i capelli li riavrà, chi non avrà una gamba la riavrà. Saremo perfetti, belli, giovani per sempre. Allora ci conviene prepararci ad accogliere la passione di Gesù in noi, perché Gesù l'ha vissuta la passione, adesso tocca a noi, imparando da Lui, attraverso la parola, attraverso la liturgia, che significa servizio. Quindi la Chiesa, attraverso la liturgia, attraverso le persone che danno la vita, serve ai suoi fedeli, che poi devono fare la stessa cosa, la luce per capire come imitare Gesù, non solo nella sofferenza, ma soprattutto in vista della gioia e della gloria eterna. Sia lodato Gesù Cristo.